Continua il nostro viaggio all'interno delle unità operative di cardiologia dei quattro fondatori di SCA, Sicilian Cardiovascular Academy. Oggi siamo venuti a trovare il dottor Marco Contarì, che oltre ad essere il direttore operativo della cardiologia dell'Umberto I di Siracusa è anche capo dipartimento dell'emergenza ASP8, che pensate coordina quattro cardiologie, quattro rianimazioni, cinque pronto soccorsi e un'unità operativa stroke unit. Insomma, il lavoro non le manca, dottore. Diciamo che soprattutto un lavoro amministrativo che noi medici non amiamo tantissimo, giusto? Studiamo, ci impegniamo per fare più i medici, quindi la parte amministrativa, che già anche come semplice, fra virgolette, direttore di un'unità operativa cardiologica ospedaliera, non è indifferente. Avere poi anche il peso, perdoni il termine, di tante altre unità operative in cui il lavoro principale purtroppo è quello di sopperire, trovare dei sistemi, organizzare la carenza che nota a tutti dei camici bianchi. Quindi non ci sono medici, prima che si formano dalle scuole passerà molto tempo e questa fase sta incrementandosi e quindi sono questi i problemi purtroppo burocratici, quotidiani del Dipartimento di Emergenza. Dottore Contarini, lei è appunto direttore dell'Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell'Umberto I di Siracusa, che è forse uno degli ultimi ospedali rimasti all'interno del centro, del cuore pulsante di una cittadina, e ha una cardiologia vivace, molto appetibile. Ci riferiamo a una vecchia legge disposizione di edilizia sanitaria in cui si era dato, come dire, mandato all'Italia intera di costruire grossi ospedali all'esterno del centro cittadino, soprattutto poi nelle metropoli, no? Riferendomi a Catania, a Messina e a Palermo, che sono anche sedi universitarie, proprio per decongestionare un centro e quindi far migliorare anche l'accesso all'ospedale. Tant'è vero, il tanto sognato ospedale di Siracusa nuovo, che sarà una bellissima struttura, sorgerà proprio all'esterno del contesto cittadino. Certo, allora, però nonostante tutti questi impegni che la vedono protagonista, lei è uno dei fondatori di SCA. Qual è l'obiettivo che vi siete prefissati? Vorrei sentire ovviamente anche il suo punto di vista. L'esclamazione del professor Tamburini, come sto andando in pensione e mi trovo a costruire una nuova sfida molto difficile, perché molto ambiziosa, complessa da attuare, non è fare il semplice congresso. L'idea è quella di creare una formazione intanto continua. Ora c'è il primo grosso congresso dal 9 all'11 maggio a Catania, allo Sheraton. Questo processo è, in questa organizzazione formativa, è quello più grosso, che inizia ora, e poi ce ne saranno degli altri, ce ne saranno altri proprio con modalità differenti. La sfida qual è? Di fare una formazione intanto all'avanguardia, anche come tecnica di formazione. Noi siamo i fondatori, ma questo non vuol dire che non collega tutto l'ambiente cardiovascolare. Ci sono i cardiochirurghi, ci sono i chirurghi vascolari e ci sono tutti i cardiologi, soprattutto riferisco istituzionalmente ai direttori e ai responsabili delle unità operative, per metterli in rete e per coinvolgerli tutti quanti, che anche il fine di, dato che viviamo un'era in cui le risorse anche per fare formazione sono finite, e allora è ottimizzare queste risorse, no? Quindi riuscire a fare eventi formativi qualitativamente importanti, ma anche rivolti a molti professionisti. Allora, dottore, tra poco inizieremo il viaggio da mostrare ai nostri telespettatori. Ci anticipi un po' quello che è la sua realtà. Io ho l'onore di dirigere una grossa divisione di cardiologia detta Centro Hub. Perché? Perché sta al centro, in questo caso proprio anche fisicamente, al centro di una rete di cardiologie. Perché il prerequisito è avere la cosiddetta emodinamica, no? Perché i pazienti così anche di altri ospedali vengono qui, vengono operati. Nella fattispecie il 95% dei pazienti torna indietro, grazie a un affiatamento, grazie anche
alla qualità professionale degli altri centri, per cui i trasporti sono assicurati, ci sono pazienti comunque operati al cuore che rientrano tramite un trasporto protetto, però rientrano comunque in cardiologia. Noi abbiamo la fortuna di avere a nord l'unità operativa di cardiologia con l'unità coronarica di Lentini, il presidio ospedale, a sud, perfettamente a sud, quella di Avola, a est sul mare quella di Augusta, e noi siamo un po' al centro di questa rete. Ci ha favorito, devo dire, perché il nostro DRG di percorso è stato semplificato dal fatto che diversi anni fa confluirono nelle province senza università le ASL, allora c'era l'ASL 21 a Siracusa, con l'azienda ospedaliera, creando le ASP, azienda sanitaria provinciale, e 8 quelle più piccole, diciamo, piccole come province, e questo ci ha favorito il DRG di percorso. Dall'altra poi hanno ultimato l'autostrada Siracusa-Catania, che ha favorito i tempi necessari, no? Soprattutto nel trattamento tempestivo dell'infarto miocardico acuto. La cardiologia con Centro Hub ha il suo cuore nel blocco operatorio angiografico, dove vengono operati numerosi pazienti l'anno. Dato che c'è una rete fatta di altre cardiologie che inviano i pazienti in questa emodinamica, a seconda poi della tempestività, quelli diciamo meno urgenti alloggiano diciamo in questa stanza, sono tre posti monitorizzati, e poi man mano entrano nelle sale angiografiche dove vengono trattati, riallocati e poi presi di nuovo dalle unità operative degli altri tre ospedali che avevo menzionato. Questa è la prima sala. Oggi, proprio ora, hanno finito la disostruzione di una arteria femorale superficiale. In questo grosso centro hub, oltre a trattare il numero maggiore dei trattamenti su pazienti coronaropatici, ma una grossa fetta di pazienti operati sono anche in distretti arteriosi. La patologia fondamentalmente dell'aterosclerosi è sempre la stessa, e quindi le arterie femorali, le arterie carotidi, a parte insomma una quantità non indifferente di interventi cosiddetti strutturali, come la chiusura dell'auricola sinistra, di cui questo è il centro, uno dei più grossi centri d'Europa in questo trattamento, non tanto per il numero quanto per la rete e il know-how costruito in questi anni. Di qua abbiamo la seconda sala, sempre angiografica, in cui stanno iniziando un trattamento di un paziente coronaropatico. Io ho la fortuna di poter, come dire, lavorare su un numero molto più alto di posti letti che ha la mia unità operativa, e in più il paziente ha la fortuna di essere operato e di godere dell'ospedalizzazione nel paese o nella città in cui vive. Ho il piacere di presentarvi il dottor Giorgio Sacchetta, che poi è il responsabile di questo grande Cath Lab di Siracusa, anche per spiegarvi quello che vi stavo anticipando, una delle tante tecniche, dei tools che vengono utilizzati nella rivascolarizzazione miocardica. Buongiorno a tutti e grazie a Marco per la presentazione. Allora, questa, come vedete, è una sala regia che noi utilizziamo per la monitorizzazione del paziente, ma anche per poter utilizzare dei sistemi, dei device che ci consentono di trattare al meglio il paziente, quindi le lesioni del paziente stesso. Come diceva il primario, questa è la sala regia, ma non solo abbiamo la possibilità di studiare la placca con il più noto IVUS, cioè che utilizza gli ultrasuoni, ma da qualche anno utilizziamo in maniera rutinaria quasi una tecnica nuova che è l'OCT, che è una tomografia a coerenza ottica, perché a differenza dell'IVUS che utilizza gli ultrasuoni, utilizza una fibra ottica che ci consente di definire meglio ancora di più il lume del vaso, ma soprattutto la natura del
della placca per poterla trattare con device dedicati a secondo la tipologia e la morfologia della placca stessa. Giorgio, per i non addetti ai lavori, cioè vede molto più la risoluzione. Assolutamente, ha una risoluzione molto superiore rispetto all'ultrasoni e questo alla fine ci consente di vedere meglio la placca stessa. Oggi ci sono anche delle altre metodiche che noi utilizziamo in sala, ad esempio la QFR, che ci consente di fare uno studio funzionale utilizzando solo il mezzo di contrasto, cioè utilizzando quello che noi utilizziamo rutinariamente e in maniera semplice ci consente di determinare se quella lesione che noi definiamo intermedia, cioè quella lesione che non è sicuramente critica ma che potrebbe fare soffrire il cuore del paziente, possiamo studiarla con questa metodica e tante altre metodiche che noi utilizziamo in sala. Questo è un mini repartino, potremmo dire, un'unità a sé che si chiama DH. DH sta per Day Hospital, dove i pazienti vengono ricoverati di giorno o tutto al più quando si è operati e lo consente il tipo di intervento e fanno un one day surgery night, cioè stanno una notte e poi vengono dimessi. Qual è la strategia importante di questo DH che vi faccio vedere? La nostra Sabrina, questo come vedete è una postazione di tre posti letto in DH. Qual è l'organizzazione? Oggigiorno i ricoveri ordinari, o meglio i ricoveri che arrivano dal pronto soccorso, dall'emergenza, tramite le autoambulanze o direttamente dal pronto soccorso, e vanno generalmente, se arrivano al pronto soccorso, sono i pazienti urgenti o comunque gravi, no? E quindi vengono poi ricoverati nell'unità coronarica, in UTIC, unità di terapia intensiva coronaria, dove ci sono 8 posti letto. Man mano nelle giornate questi pazienti poi passano in degenza, una degenza di 20 posti letto. Qual è il problema? Che oggigiorno sempre di più ci sono pazienti estremamente complessi che hanno molte anche comorbidità oltre alla patologia cardiaca per cui sono stati ricoverati. E quindi purtroppo siamo costretti a ricoveri molto più prolungati, quindi è un processo diagnostico terapeutico che dura molto a lungo. E allora come fai a ricoverare soprattutto i pazienti elettivi in lista d'attesa? Poi la lista d'attesa per patologie cardiologiche non può essere molto lunga, perché un paziente che ha un sospetto di una coronariopatia importante non può aspettare in maniera indefinita. E allora questo DH, che non ha solo, come dire, l'obiettivo come in altri reparti di fare delle diagnosi, cioè di fare solo un percorso diagnostico, ma è anche un diagnostico terapeutico, ma è velocissimo. Ogni giorno vengono ricoverati 3 pazienti che fanno generalmente un percorso non solo diagnostico ma anche terapeutico, cioè vengono operati e talvolta dimessi nella stessa giornata o dimessi il giorno dopo, come dicevo prima di entrare, con quella formula di one day night. Questo permette di, come dire, realizzare un'attesa in lista d'attesa per cardiopatici estremamente breve. Lasciamo il DH in quest'ala, dove in fondo, come avete visto, c'è il blocco operatorio angiografico, ci sono altri posti di degenza, che è un po' il prolungamento, come dicevo prima, del DH. Sono 3 posti letto singoli con bagno in camera. Lo sottolineo dato che è un vecchio ospedale. Di qua attraversiamo l'infermeria, è un'infermeria passante proprio, è l'infermeria del reparto di degenza. Quelli sono i pazienti monitorati, che vengono monitorati anche di qua, degli altri letti dell'ala vicino al complesso operatorio, e il famoso DH. Questo è un ospedale del 1959, cosa del genere, quindi anzi un po' ristrutturato in alcune parti, però fondamentalmente strutturato come allora, quindi ci sono, questa è una lunga degenza con 20 posti letto. Buongiorno a tutti, e questa è l'unità coronaria.
magari più difficile visitarla. Ci sono 8 postazioni letto, uno singolo per l'isolamento, 3 in quest'altra stanza e altri 4 isolati alla sua destra. Questa è l'ultima ala che compone, diciamo, la divisione di cardiologia. L'ultima parte è in compartecipazione all'area chirurgica, ma la prima grande parte, come vedete, sono diverse stanze e il cuore del servizio di cardiologia, cioè tutta l'attività ambulatoriale, sia esterna, a cui afferiscono utenti esterni, sia i pazienti dell'intero ospedale che necessitano di consulenze cardiologiche. E poi ci sono anche delle attività cardiologiche più specifiche, come quella dei controlli di tutti i pacemaker, di tutti i defibrillatori che andiamo impiantando. Ci sono gli ambulatori di ecocardiografia, quelli di ecocardiografia avanzata. Una grossa, come dire, quantità di lavoro in questa unità viene svolta attraverso non la semplice ecocardiografia, ma esiste l'ecocardiografia cosiddetta avanzata intraoperatoria, come dicevo prima, durante l'intervento che si svolge in emodinamica. Altre si svolgono qua, per la maggior parte, che sono come l'ecotransesofageo, l'ecostress, per vedere appunto se il paziente ha una patologia di tipo coronarico in maniera non invasiva. Questo è l'ambulatorio di controllo pacemaker, di elettrostimolazione in generale. Elettrostimolazione vuol dire sia controllo dei device quali pacemaker, sia dei defibrillatori. Questo lo dico anche perché l'attività ambulatoriale potremmo dividerla sostanzialmente come organizzazione in 2 livelli. Questo è un tipico ambulatorio di secondo livello. Gli ambulatori di secondo livello cosa vogliono rappresentare? Sono altamente specialistici, perché non tutti i cardiologi sanno fare i controlli pacemaker, così come gli ambulatori di ecocardiografia avanzata nello scompenso, nella valutazione di pazienti che hanno bisogno di particolari device. Quindi si creano, dal punto di vista di organizzazione sanitaria, questi ambulatori di secondo livello che non vengono prenotati dal famoso CUP, non ci può accedere così, si chiamano ad agenda controllata dal reparto che lo ha istituito, proprio perché si seleziona il tipo di paziente che deve essere preso in carico in questi specifici ambulatori. E dopo il giro in corsia nei reparti siamo tornati nella stanza del dottor Contarini, la stanza un po' dei bottoni, pronti a parlare di un importante processo a cui voi tenete molto, che è quello della digitalizzazione. Il processo della digitalizzazione che investe tutta l'Italia per intero, tutta la pubblica amministrazione, quindi non ne sono esclusi gli ospedali, la rete ospedale, il Servizio Sanitario Nazionale. Questo ospedale, questa cardiologia, ma soprattutto tutta l'ASP di Siracusa, devo dire, con la volontà dei suoi direttori generali, non ultimo il dottore Caltagirone, è arrivato con noi qui a dirigerci da pochi mesi, ha continuato a spingere questo processo, che è un processo difficile, perché noi medici non siamo molto disponibili, perché ti inseguono i tecnici, perché ti devono insegnare quella cosa anziché l'altra. Il processo di digitalizzazione, per esempio per un reparto così, come dicevo, in rete con le altre cardiologie, è fondamentale, perché hai tutto, come dire, tutto su un software. Tu entri, in questo caso ormai si entra solo anche da una porticina, e hai tutto. Hai tutto, e quindi entri in una cartella di una clinica di un paziente, dove troverai non solo la parte cosiddetta scritta, il laboratorio di analisi, tutto l'imaging, quindi un esame ecocardiografico in real time, un intervento di angioplastica coronaria, senza carte, tutto collegato digitalmente su quel paziente. Quel paziente, quando verrà dimesso, se entra nella rete cardiologica o entra in un altro reparto qualche tempuscolo dopo, avrà già, quando tu,
entrerai con le tue credenziali su quel paziente, col suo codice fiscale, già troverai tutto. Quindi questo è un enorme vantaggio, a mio avviso. Processo, come dicevo, molto lungo, a cui bisogna dedicarsi giornalmente, sia per imparare anche per migliorare, perché i prodotti che vendono le aziende poi devono essere adattate a realtà anche differenti, e questo è poi il nocciolo, la parte più complessa di questo processo. Dottor Contarini, però per chiudere in bellezza, vorrei che lei citasse un dato che vi vede, voglio dire, tra i primi ospedali non solo in Italia ma anche in Europa, per un virtuosismo che vi appartiene. Vero, eh. Sicuramente nel vostro giro degli altri colleghi della nostra accademia avrete sentito parlare di fibrillazione atriale. Penso il dottore Nicosia, che è molto avanti nel trattamento della fibrillazione atriale in maniera interventistica, vi abbia accennato. Questa è una aritmia non maligna, ma le conseguenze di alcuni aspetti lo possono essere, ma è molto frequente perché poi è legato, cresce esponenzialmente con l'età del paziente, quindi tocca addirittura il 20% come prevalenza nei pazienti ultra ottantenni, quindi in una popolazione è presente in maniera importante. Quindi tutto ciò che si fa su una patologia del genere ha un impatto notevole. Uno di questi aspetti, un cardine della terapia, è la prevenzione dell'ictus cerebrale da fibrillazione atriale, dovuto a un embolo che parte dal cuore. Ecco perché in prima battuta si danno, per evitare tutto questo, dei farmaci, si chiamano anticoagulanti orali. Esiste però una grossa fetta di pazienti, soprattutto i più anziani, soprattutto quelli che hanno tante comorbidità, e ce n'è tanti, che hanno delle controindicazioni o assolute o anche relative, ma importanti, al trattamento con questi anticoagulanti. Allora che si fa? Siccome questi trombi si formano in una camera che si chiama auricola sinistra, che è accanto al lato sinistro, al suo imbocco da lì, ed è di una camera, è un residuo embrionale del vecchio atrio fetale, di cui non ce ne facciamo più niente. Allora che si fa in questi casi? E il 96% dei trombi che creano l'ictus da fibrillazione atriale è un trombo che si forma lì dentro. Allora noi mettiamo un tappo, ci andiamo percutaneamente, in maniera mini-invasiva, come tutte le tecniche che facciamo, mettiamo un tappo, quindi escludendo meccanicamente questa auricola, il paziente giova di questa prevenzione dell'ictus cerebrale al pari di come se facesse l'anticoagulante orale. Io dico anche di più, perché non ha più l'esposizione al rischio emorragico che hanno gli anticoagulanti orali. In questa cardiologia, in questa rete di cardiologi, c'è un know-how importante su questo aspetto, quindi l'abbiamo fatto conoscere proprio quando parlavamo di formazione, e informazione e formazione. Per cui i referrals sono tanti a Siracusa, i referrals sono quelli che ti inviano i pazienti, e quindi abbiamo un numero elevatissimo di pazienti. Ecco perché il dato virtuoso è il primo centro in Italia per questa tecnica, questa tecnica operatoria che si fa appunto in emodinamica, primi in Italia, secondi, terzi in Europa. E anche per certi aspetti, un aspetto che stiamo pubblicando su una importante rivista, che è il frutto di uno studio che abbiamo messo su, oggigiorno dal punto di vista amministrativo, parlavamo prima di dati amministrativi, è difficile perché è complicatissimo. Siamo riusciti a farlo, l'abbiamo completato, lo stiamo pubblicando su una rivista che ancora non posso dire, che ha un peso scientifico importante. In questo studio prevale una tecnica che è nata qui di semplificazione di questa procedura. Semplificazione senza perdere in sicurezza e in qualità. Sostanzialmente, quando tu operi e chiudi questa auricola sinistra, oltre ai raggi X e al contrasto, parlavamo prima in sala con il dottore Sacchetto, usiamo una monitorizzazione ecocardiografica transesofageo, per il semplice fatto che l'auricola sinistra sta davanti all'esofago, ecco perché la vediamo bene con questa tecnica. Noi abbiamo messo su, questo lo fanno tutti, ma noi abbiamo messo su questa nuova tecnica, in realtà questa nuova modalità, utilizzando una sonda che è molto esile,
che in realtà è una sonda che si usa intracardiaca, quindi abbiamo dovuto avvalorarla dal punto di vista scientifico, e così è stato. E questo semplifica molto la procedura, perché evita la presenza dell'anestesista, evita un'intubazione del paziente con i rischi che ci sono legati a un'intubazione in un paziente anziano con problematiche importanti, e la snellisce nel suo tempo. Questo è il nostro fiore all'occhiello.